Venditalia non è Venditalia se non c'è un'intervista alla Digisoft. E Venditalia 2014 vede alla Digisoft anche quest'anno Cecilia Daguanno. Cecilia, buongiorno, bentornata qui davanti agli schermi di VenditTV.it. Buongiorno a voi, è ormai un appuntamento fisso. È un appuntamento fisso per voi. Voi siete qui, diciamo, per consolidare e mantenere i rapporti con i clienti e nazionali e internazionali, in virtù anche di tutte le cose che avete implementato, immagino, nel software negli ultimi mesi. Assolutamente, poi Venditalia, non c'è bisogno che lo dica io, è l'appuntamento, la fiera delle fiere. È l'appuntamento più importante in tutta Europa, in assoluto. Per cui noi siamo qui anche in questa edizione, come hai detto tu, proprio per questo, cioè per presentare le nostre innovazioni negli ultimi due anni, per incontrare i nostri clienti, perché per noi è importantissimo, per incontrare il mercato europeo. Tu hai visto questa, e non solo europeo, tu hai visto quest'anno c'è una presenza di stranieri incredibile. Impressionante. Già secondo me nelle ultime due edizioni ci sono stati moltissimi stranieri. Come si può vedere dal pannello alle mie spalle, l'internazionalità sta diventando un motore molto, molto forte per Digisoft, perché crediamo che una volta consolidato ampiamente, no, il nostro modello di business e il prodotto, no, il servizio che noi offriamo ai gestori italiani, siamo assolutamente pronti a presentarlo nel resto d'Europa quantomeno, ma ripeto, non solo d'Europa, abbiamo avuto molte presenze anche dal Sud America, che noi già adesso siamo, al quale siamo, un mercato al quale siamo molto interessati, siamo presenti già in diversi paesi. Il mercato italiano è un mercato per noi di assoluta costante importanza e di assoluta e costante riferimento, ma dirò di più, le implementazioni che noi facciamo all'80% nascono dal mercato italiano, dalle esigenze del mercato italiano. I gestori che vi dicono mi piacerebbe avere questa funzione e voi, sì signore, sì, quasi, diciamo quasi. Diciamo quasi, nel senso che è un rapporto assolutamente a due vie, no? Per cui le idee vengono dalle richieste del mercato. Si fa brainstorming, si cerca di razionalizzare, ottimizzare un pochino un'idea che il più delle volte è vincente, la si amplia anche e da questo scaturiscono a volte moduli interi, a volte migliorie dei moduli esistenti che poi vengono replicati sugli altri mercati, a volte anche con dei perfezionamenti piuttosto che dei cambiamenti che dipendono appunto dalle specificità del paese. Però il modello è quello, in assoluto, quindi ad eccezione delle specificità fiscali, normative, quello è normale, ma da un punto di vista di gestione del business abbiamo visto che Vega funziona in Italia, Vega funziona in Francia, Vega funziona in Spagna e posso andare avanti. Insomma, e andiamo avanti per il momento fino alla Russia. Andiamo avanti per il momento fino alla Russia est, a ovest. Sì, io parlavo appunto da questa parte qui. Da questa parte qui sì, andiamo avanti fino alla Russia, sì. Voi siete stati presenti non più tardi di due mesi fa e dove avete avuto un successo inatteso? Sì, un successo sperato e in effetti abbiamo avuto una risposta che è stata anche superiore rispetto alle aspettative, dico la verità. Il mercato russo è un mercato molto giovane, la fiera è una fiera assolutamente molto più piccola, molto più con meno respiro, no? Rispetto a Venditalia, come ovvio che sia. Però un interesse che è montato nel corso dei tre giorni di fiera in maniera straordinaria, insomma, quindi cominciano a parlare di Digisoft e di Vega anche in Russia. Anche in Russia. Fra un vodcaccino e l'altro. Fra un vodcaccino e l'altro. Ma tu l'hai assaggiato il vodcaccino? No, sta buona, guarda. No, non l'ho assaggiato, non ho avuto il coraggio. Sì, allora la racconto esattamente così come è accaduta durante l'intervista tre giorni fa a Boris, il titolare della Unicum, il quale mi mostra la macchina di nuova generazione che loro stanno commercializzando e mi salta all'occhio questa voce, vodcaccino. E io gli chiedo, ma c'è davvero vodka qui? Ovviamente sì, mi dice lui. Savassandir, come direbbero i nostri cugini. No, ma è vero, è incredibile. Beh, qui in Italia non si può vendere nemmeno la birra nei distributori automatici, figuriamoci la vodka. Eppure, beh, lui mi ha detto, ma io gli ho chiesto, ma non è vietato in Russia? Sì, sarebbe vietato, ma alla fine il titolare può metterla nell'ufficio, lui può berla insieme alla segretaria, insieme all'amico, insieme al cliente. Che divieto è? No, ma nella maniera più assurda, certo è che in Italia, a parte che non si può,
Ma insomma, voglio dire, considerando la quantità di caffè che mediamente un italiano beve in ufficio, se fosse corretto con la vodka, insomma, dobbiamo far crescere il PIL, quindi ecco, insomma, la produttività dovrebbe un po' soffrire. No, però insomma è un mercato tutto da scoprire anche quello, Noi ci crediamo tanto. E allora Cici, voi siete quindi in assoluta espansione, soprattutto in altri paesi del mondo, siete qui a Venditalia anche e soprattutto per informare i vostri clienti e i nuovi contatti di tutte le implementazioni che il vostro staff è andato a realizzare. Riesci in pochissimi secondi a descriverci quali sono le principali novità? Sì, sono state delle novità di rilievo tutto sommato, anche se non ci sono dei grossi moduli nuovi, no, da presentare, però per esempio abbiamo puntato moltissimo su un discorso di ottimizzazione dei giri, la gestione dei giri dinamici, l'integrazione con altri strumenti molto importanti come Google Maps. Diciamo che abbiamo sempre di più focalizzato l'attenzione del nostro prodotto su un discorso di maggiorazione dell'efficienza. Per cui già i sistemi di controllo che sono molto spinti in Vega, con l'ausilio di strumenti a supporto, come appunto citavo Google Maps, abbiamo veramente dato la possibilità ai gestori di scendere nel dettaglio dell'efficienza e dell'ottimizzazione dei loro processi con dei risultati straordinari. Insomma, quindi dicevo, parlavo della gestione dei giri dinamici, della gestione delle mappe, della gestione di tutto il mondo degli snack. Quindi insomma ci sono molte cose da scoprire. Ecco. Abbiamo visto anche questo, che tutti i nostri clienti sono venuti qui, oltre che a salutarci, perché viva Dio abbiamo un rapporto particolarmente piacevole, no? Anche con il nostro mercato. Non ce n'è stato uno che non abbia scoperto qualcosa di nuovo, insomma. Per cui... Anche le implementazioni che siete riusciti a fare negli ultimi mesi sono tantissime, come al solito aggiungo. E allora, per scoprirle tutte, io direi, dai pure un invito agli amici di VenniTV.it a visitare il vostro sito www.digisoft.it. Molto più naturale di quanto si possa immaginare. Cecilia, grazie, saluta pure gli amici di VenniTV.it. Un saluto a tutti, grazie. E noi amici continuiamo perché abbiamo ancora tantissimo da mostrarvi. Ce la faremo? Non lo so. Noi ci proviamo.